Benvenuti, buongiorno. Questa è la prima sessione della mattina di questo terzo giorno ai Delphi Days. In questa sessione parleremo di SQL Server 2022 e di una, diciamo, funzionalità secondo me molto interessante che voglio condividere con voi perché risolve un annoso problema di ottimizzazione sulle query e sui piani di esecuzione. Quindi insomma, sono così, entusiasmo a farvela vedere, a spiegarvela qualora aveste poi modo di sperimentarla sul campo. Io sono Sergio Govoni. Lavoro in centro software e in questa slide trovate un po' i punti di accesso ai miei, diciamo, ai miei profili. Ecco. Ovviamente non spendo tempo su questa slide, in rete mi trovate tranquillamente, potete consultare, se qualora diciamo, voleste scaricare le slide e le demo di questa sessione, il mio repository GitHub. C'è un repository dedicato alle presentazioni, diciamo, che vengono fatte, che faccio sovente, e lì potete trovare le slide, le demo, diciamo, della presentazione di oggi. Poi niente, insomma, profilo LinkedIn, eccetera, eccetera. Qualora aveste bisogno, anche dubbi o domande offline al termine dell'evento, potete chiaramente contattarmi. Mettete un po' di delay nella risposta, diciamo, considerate un po' di delay nella risposta, ma insomma, cerco di rispondere a tutto. L'agenda di questa sessione si concentra su una funzionalità nuova di SQL Server 2022, però prima di parlare di questa funzionalità credo sia necessario fare una breve introduzione di quello che è il meccanismo di caching dei piani di esecuzione che diciamo, attuato da SQL Server e una breve introduzione su una problematica che nelle versioni precedenti di SQL Server è molto nota, è pieno il web di problematiche relative al parameter sensitivity nelle store procedure, ma anche nelle query preparate che vengono fatte da un'applicazione, quindi ad esempio anche da un'applicazione Delphi. E quindi diciamo, introduco questi due temi per poi arrivare diciamo, mettere le mani nel torbido, insomma, parlare di SQL Server 2022 e di questa nuova funzionalità che si chiama Parameter Sensitive Plan, che è un po' un game changer, nel senso che risolve il problema del parameter sensitivity e aggiunge diverse possibilità nella parte di ottimizzazione delle query, senza ovviamente fare modifiche al codice sorgente. E questa qui è anche la parte interessante del tema. Introduciamo che cos'è il meccanismo di caching dei piani di esecuzione, quando è che viene applicato e perché. Il meccanismo di caching dei piani di esecuzione viene attuato da SQL Server per ragioni di performance, diciamo sostanzialmente. Che cos'è il piano di esecuzione? Il piano di esecuzione è la strada per raggiungere i dati. Quindi, quando voi chiedete a SQL Server di eseguire una query, SQL Server cosa fa? Calcola il percorso per migliore, ovviamente, per raggiungere i dati. Quindi calcola sostanzialmente il metodo di accesso, i metodi di accesso alle tabelle, gli operatori da utilizzare per accedere diciamo, ai dati. Quindi calcola un po' il piano di esecuzione, il percorso per raggiungere i dati. Il piano di esecuzione io lo paragono sempre al tragitto che il navigatore, il sistema di navigazione, calcola da un punto A ad un punto B. Quindi quando chiedete al vostro navigatore portami a Piacenza, portami a Bologna, portami a Roma, il navigatore cosa fa? Sa dove siete voi, vi geolocalizza e trova il percorso migliore per raggiungere il punto B partendo dal punto A. E la stessa cosa fa SQL Server quando chiedete di accedere ai dati, quando chiedete di eseguire una query. Calcola il percorso migliore per estrarre le informazioni. Questo percorso però, cioè il calcolo di questo percorso ha un costo. Quindi SQL Server, ogni volta non vuole ricalcolare sempre il percorso per raggiungere i dati, perché sa che questo qui ha un costo. Ci possono essere miliardi
di combinazioni diverse per raggiungere l'obiettivo, ovviamente in query complesse. E quindi su questo serve cosa fa? Una volta calcolato il percorso, lo tiene nella cache. C'è una, diciamo, zona di memoria RAM dedicata ai piani di esecuzione che si chiama plain cache. E quindi su questo server dice: ok, mi hai chiesto di andare da Bologna a Piacenza, ok, mi calcolo questo percorso e lo tengo in cache. Così tu domani, quando mi chiederai ancora di spostarmi da Bologna a Piacenza, io non dovrò ricalcolare, rideterminare il percorso, andrò nella mia cache, andrò ad estrarre il piano di esecuzione, in questo caso il percorso, e te lo proporrò nel sistema di navigazione. Ci sono sei tipi di piani di esecuzione che vengono cacheati, i cosiddetti compiled plan, i compiled plan stub, poi vediamo cosa sono. Gli stub sono delle piccole entry che non contengono completamente il piano di esecuzione, ma soltanto alcune parti semplificate di esso, poi vediamo le considerazioni. E poi gli altri parse tree, l'extended proc plan, il CLR proc e il CLR function. Di questi ci sono delle categorie, quindi questi sono i tipi, e per ogni tipo ci sono poi delle categorie. Ci concentriamo sui compiled plan, ovviamente per questioni di tempo. I compiled plan possono avere tre categorie, quindi quando un piano di esecuzione è compilato, quindi quando il percorso è determinato, può essere un percorso ad hoc, quindi una tantum, può essere, insomma, è autoesplicativa la parola, può essere un percorso prepared perché sono stati passati dei parametri all'interno del piano di esecuzione, oppure può essere un compiled plan di una stored procedure. E quindi troverete l'indicazione PROC, che sta per procedure, all'interno diciamo, della plan cache. Poi andiamo ad esplorarla, questa zona di memoria. E poi c'è diciamo, un altro dato interessante, che è lo user count, cioè l'indicazione di quante volte quel piano di esecuzione è stato utilizzato. Quindi quel percorso, faccio sempre l'esempio del navigatore, così diciamo, mantengo lo stesso esempio in tutta la sessione, forse è più facile da capire, quante volte questo percorso è stato utilizzato da un utente o anche magari da più utenti. Supponete di avere un navigatore distribuito, come magari potrebbe essere un controller di sorgenti, quindi tutte le persone che si spostano in continuazione chiedono: dammi il percorso, ecco che questo percorso potrebbe essere cacheato e contiamo quante volte gli utenti l'hanno richiesto, l'hanno eseguito. Concentriamoci sugli ad hoc plan. Gli ad hoc plan sono il default per SQL Server nel meccanismo di caching. E qualora volessimo riutilizzare, ed è l'obiettivo, riutilizzare il piano di esecuzione, se un piano di esecuzione è di tipo ad hoc, viene riutilizzato soltanto se la query è esattamente identica. Quindi, nel caso del navigatore, io potrò avere un piano di esecuzione ad hoc che viene riutilizzato soltanto se io parto esattamente dallo stesso punto A e arrivo esattamente nello stesso punto B. Se io parto da un punto A limitrofo al vecchio punto di partenza precedentemente cacheato, ecco che questo piano di esecuzione di tipo ad hoc non è più valido e quindi dovrà essere ricalcolato. Diverso è invece per i piani di esecuzione con parametri, e poi ne parleremo. E quindi ogni modifica alla query o all'environment in cui questa query si trova a lavorare, forzerà una ricompilazione nel caso di piano di esecuzione ad hoc. E c'è un'opzione molto interessante, secondo me, che potete valutare, che è questa: Optimize for ad hoc workload. Non è molto conosciuta e ve la cito perché in alcune situazioni può davvero far risparmiare molta RAM all'istanza SQL Server, RAM che è spesso in sofferenza. Ecco. Questa funzione, Optimize for ad hoc workload, permette di non cacheare il piano di esecuzione soltanto alla prima esecuzione, primo utilizzo di esso. Quindi, se una query viene compilata
c'è un piano di esecuzione ad hoc e non verrà mai più riutilizzato quel piano di esecuzione. Fate l'esempio di una query fatta da voi, da uno sviluppatore in ambiente di test o in ambiente di produzione. Quella query lì non è eseguita dall'applicazione ogni volta che viene richiamato un evento o ogni volta che l'utente esegue un'operazione sulla parte applicativa, ma la eseguite voi in maniera estemporanea una volta ogni tanto per cercare dei dati. Ecco, con Optimize for Ad Hoc Workload, quel piano di esecuzione per quella query ad hoc verrà cacheato soltanto alla seconda esecuzione, che potrebbe non avvenire mai, quindi non andrete a consumare RAM per piani di esecuzione usa e getta, come mi piace chiamarli, e quindi troverete l'indicazione Compiled Plan Stub. Il fatto di avere questa entry a basso consumo di RAM permette a SQL Server di non impegnare RAM per piani di esecuzione che sono di fatto usa e getta, sono utilizzati una volta sola. Diciamo, permette di gestire meglio la memoria. Chiaramente ci sarà necessità di fare una ricompilazione in più qualora la query venga eseguita la seconda volta e quindi che il piano di esecuzione venga cacheato. Poi la vediamo. Poi ci sono i piani di esecuzione prepared, che sono quelli che un po' ci interessano di più oggi. Quindi quando trovate la dicitura prepared nella plan cache, sapete che quel piano di esecuzione è stato preparato. Cosa vuol dire? Vuol dire che SQL Server, al posto dei valori che sono stati diciamo specificati nella prima esecuzione della query, ci mette dei parametri. Parametri che generalizzano il piano di esecuzione. Quindi succede quando dall'applicazione Delphi voi fate query.prepare, oppure quando forzate questa operazione da SQL Server con un particolare parametro, che è o l'utilizzo di una particolare stored procedure, che è la SP execute SQL. Questa fa la prepare della query prima di mandarla in esecuzione. E quindi il piano di esecuzione prepared non ha i valori, quindi non avrà ID uguale a 18, ma avrà ID uguale parametro. SQL Server applica una auto parameterization, cioè cerca di capire quali query preparare e quali non preparare. Il default è la simple parameterization applicata a una piccola classe di query e diciamo con l'opzione forced voi potete forzare diciamo la parametrizzazione di un numero maggiore di query. Chiaramente anche qui pro e contro, le cose vanno testate e va verificata se la forced parameterization produce un beneficio oppure no sul mio carico di lavoro. L'explicit parameterization viene applicata attraverso il comando prepare lato applicativo. Tipicamente questo è lo scenario. E poi ci sono, c'è un'altra considerazione da fare, che quando SQL Server decide di parametrizzare un piano di esecuzione, all'interno del piano chiaramente non salva i valori e trova la strada, il percorso migliore per quei valori che però non sono esplicitati in maniera, non sono in chiaro nel piano di esecuzione, sono salvati all'interno di una parte intrinseca nel piano che lasciano, diciamo, dire, fanno indicare all'utente che guarda l'operatore, a voi, a un utente esperto che va a navigare all'interno di quelle parti della plain cache, lasciano identificare che quel piano di esecuzione è stato calcolato con quei parametri. Vi faccio un esempio. Se voi cercate gli abbonati dell'elenco telefonico di una grossa capitale europea, la grossa capitale europea ha tantissimi abbonati, quindi il piano di esecuzione di quella query ha un certo formato, magari è un piano di esecuzione parallelo a certi tipi di operatore, utilizza operatori di join adatti a elaborare grosse mole di dati. Se voi cercate gli operatori telefonici
scusate, gli abbonati al servizio telefonico di un piccolo paese, di un borgo medievale italiano, è chiaro che il numero è completamente diverso. Il piano di esecuzione di quella query sarà diverso dal piano di esecuzione, della query che ha estratto i dati degli abbonati di questo operatore telefonico relativamente ad una grossa capitale europea. È normale. Se io chiedessi al navigatore di spostarmi di 300 metri da casa o dal luogo in cui mi trovo, è chiaro che il navigatore non proporrà di utilizzare l'aereo come mezzo di trasporto, mi proporrà di andarci a piedi, così magari mi fa bene anche alla salute. È chiaro che se invece io chiedo di fare 500 km, 1.000 km, ecco che se mi trovo vicino ad un aeroporto, sicuro sarebbe potrebbe dirmi: beh, prendi un aereo, perché magari il mezzo di trasporto più adeguato per quella distanza non è andarci a piedi, non è l'auto, ma è l'aereo. Quindi questo un po' è il meccanismo. E che cosa succede? Succede che quando SQL Server poi cache questa informazione è persistita all'interno della plain cache e viene riutilizzata. Se ci sono delle variazioni su questo tipo di informazione, ecco che potrebbero crearsi dei problemi, ma non vi anticipo nulla perché ci arriviamo tra un attimo. La simple parameterization viene fatta per un limitato numero di query, quelle che sono categorizzate come safe and simple, e diciamo, viene disabilitata se ci sono queste condizioni: se ci sono operatori di join, se ci sono delle subquery, se viene utilizzata la clausola union, distinct, top, group by, having, eccetera, eccetera. Ce ne sono tante altre. Quindi capite benissimo che difficilmente SQL Server applica la simple parameterization, a meno che non facciate una query from tabella where id uguale valore. La forced parameterization invece è molto più aggressiva, diciamo che SQL Server tenta di parametrizzare un grande numero di query. Ci sono anche qui delle esclusioni, gli statement all'interno di trigger, user-defined function e cursori non vengono parametrizzati con questo tipo di parametrizzazione. E poi ci sono tante altre esclusioni che potete trovare poi nella, diciamo, nell'help online di SQL Server. E poi c'è l'explicit parameterization, che è quella che dicevamo prima, che viene applicata quando eseguite una prepare di una query. Vediamo la prima demo. Quindi per la demo ci spostiamo su questa macchina virtuale in cui è installato SQL Server 2022. Lo ricordo che SQL Server 2022 oggi non è in General Availability, è in CTP 2, se non sbaglio, sì, CTP 2, quindi è in Community Technology Preview versione 2. Lo potete comunque installare in un ambiente di test, ovviamente, non in produzione, per farci prove, per vedere se magari i vostri carichi di lavoro cambiano e vengono, diciamo, migliorano soltanto con SQL Server 2022 rispetto alle versioni precedenti. Ci muoviamo su due database, l'Adventure Works 2019 che scaricare da GitHub. E un altro database che si chiama PSP, Parameter Sensitive Plan, che viene costruito da questi script che trovate all'interno poi del repository GitHub di cui vi parlavo prima. Utilizzeremo una vista di Kallen Denali di SQL Server Internals per esplorare la plain cache. Anche questa la trovate negli script, ma la trovate anche in rete. E qui, diciamo, c'è tutta la parte di setup del DB che potete riprodurre comodamente, diciamo, in ufficio, a casa, quando volete. Ecco, una particolarità: viene abilitato il Query Store, nonostante sia enabled by default in SQL Server 2022, per, diciamo, tracciare, per avere una tracciatura più puntuale delle query. Dopodiché viene fatto il setup dell'Adventure Works, di fatto non è altro che il restore del DB,
partendo dal backup, e anche per questo database viene attivato il query store con uno script e poi insomma, qualche altro settaggio che ci permette di lavorare in un ambiente conosciuto e noto, creazione di un paio di indici. Bene, vediamo, parliamo del meccanismo di caching, vediamolo un po' all'opera, iniziamo a mettere un po' le mani nel torbido. Quindi ci colleghiamo al DB AdventureWorks, puliamo tutta la cache dei piani di esecuzione, ovviamente operazione da non fare mai in un server di produzione, perché tutti i piani di esecuzione cacheati vengono cancellati dalla plain cache, avete un sacco di RAM in più, però avrete un degrado significativo delle performance, e quindi non fatelo mai in produzione. E andiamo ad eseguire questa query semplice, quindi estraiamo dalla tabella My Transaction History i record che hanno quantity uguale a 29. My Transaction History è una tabella, registro diciamo di carico-scarico sostanzialmente, traccia quello che avviene all'interno dell'applicazione, quindi ho acquistato una materia prima, ho venduto un prodotto finito, ho trasferito dei prodotti da un magazzino ad un altro, diciamo, il registro di magazzino. Chiedo i movimenti con quantità uguale a 29. Potrebbe essere anche il registro del conto corrente bancario, non c'è nessuna differenza. Attivo la visualizzazione del piano di esecuzione ed eseguo questa query, ottengo il risultato che diciamo in questo caso non ci è particolarmente di interesse e vado a esplorare la cache dei piani di esecuzione con questa vista all'interno del database AdventureWorks 2019. Ed è qui diciamo la parte interessante. Che cosa ottengo? Ottengo che questa query, andiamola a vedere, qui c'è anche il testo, eccola qui, Select star from transaction history, where quantity uguale a 29, è stata cacheata. Non è stata preparata perché il parametro è qui in chiaro nella plain cache. Il tipo di piano di esecuzione è compiled plain e questa query è una query ad hoc, perché SQL Server ha diciamo, deciso di categorizzarla in questo modo. Se ne eseguo un'altra identica, cambiando il valore della quantità e esploro il piano di esecuzione, scusate, esploro la plain cache, ottengo che ora ci saranno due query identiche, eccole qui, Select star from transaction history, where quantity 61 e 29. Due query identiche con la differenza del valore nel parametro. Sono entrambe compilate, sono entrambe query ad hoc. E poi cosa faccio? Decido di attivare l'opzione Optimize for ad hoc workload che mi permette di risparmiare RAM in questi casi, mi permette di risparmiare memoria RAM nelle query ad hoc che vengono eseguite una volta sola, quindi dove c'è lo user counts uguale a 1. Queste due entry consumano un certo tipo di una certa quantità, scusate, non tipo, una certa quantità di RAM che io posso risparmiare applicando un compiled plain stub, quindi salvando le informazioni di questa query soltanto alla seconda esecuzione. Quindi attiviamo l'opzione Optimize for ad hoc workload che può essere anche attivata dall'interfaccia grafica, ovviamente, l'andiamo a vedere che forse qui è un po' più chiaro, è un po' più anche user friendly, eccola qui, Optimize for ad hoc workload, di default è false, voi potete attivarla specificando true, questa posizione, non c'è bisogno di riavviare l'istanza SQL Server, è già attiva facendo questa operazione. Ripulisco la cache dei piani di esecuzione per avere una situazione da zero e rieseguo la mia query su Transaction History con quantity uguale a 29. Il risultato anche qui non ci interessa. Quella cosa che è interessante visualizzare è che ora la mia query ha un tipo di
di piano di esecuzione che sia diverso, è un compiled plan stub. La parola stub sta a significare che questa qui è una entry a basso consumo di RAM che verrà trasformata in un compiled plan quando la query verrà eseguita per la seconda volta. La stessa identica query, ovviamente, quindi io la eseguo senza cambiare nulla, riesploro la cache di piano di esecuzione, vedete che la parola stub nel cached object type è sparita, la query ora è diventata una query cacheata a tutti gli effetti, c'è stata una ricompilazione dietro le quinte, eccola qui, però non ho consumato RAM insomma, alla prima esecuzione per memorizzare il piano di esecuzione completo. Bene. Bene, bene, bene. C'è una considerazione da fare che forse non ho posto qui, o forse sì, no, non ce l'ho qui. No, in realtà c'è, eccola qua. Questa query che potete eseguire in produzione vi estrae i piani di esecuzione con user counts uguale a 1 che hanno la dicitura compiled plan e che sono ad hoc. Qui vedete nella size in mega il consumo di RAM che viene erogato per cacheare piani di esecuzione usa e getta. Ecco, se adesso chiaramente qui è un SQL Server in un ambiente di test con senza carico di lavoro e vediamo dei dati non significativi, ma se voi provate ad eseguire questa query in un ambiente di produzione ad alta concorrenza con centinaia di utenti, ecco, magari qui trovate che la size in mega, sommando tutte le colonne, che poi potete fare una somma chiaramente molto, molto semplice, diventa di qualche mega, forse anzi, di qualche giga. Sicuramente qui trovate dei giga. Ecco, più la size è alta, più è consigliato applicare l'opzione Optimize for Ad Hoc Workload, che c'è anche nelle versioni precedenti a SQL Server 2022, non è, diciamo, una feature di SQL Server 2022, l'ho citata perché non è tanto conosciuta, secondo me ha senso valutarla. Ecco. Andiamo avanti, eseguiamo un'altra query. Cambiamo il formato. Ora la WHERE viene fatta sulla colonna Transaction ID e poniamo un valore uguale a questa colonna. Eseguiamo la query. La query non mi dà risultati, ma questo non è interessante. La cosa interessante è consultare la cache dei piani di esecuzione per questa query, che troviamo in questa posizione qui. Eccola qua. Ecco, vedete che è successo qualcosa rispetto, diciamo, alla query precedente. Questa query ha una fisionomia diversa dalla precedente. Nella precedente il parametro, scusate, il valore il valore 29 era in chiaro, cacheato nella cache di piano di esecuzione. Nella query che abbiamo eseguito ora, il valore dell'ID che io sto ricercando non è stato esplicitato in chiaro all'interno del piano di esecuzione, è stato parametrizzato. Chiocciola 1. Cosa significa? Significa che SQL Server ha calcolato il piano di esecuzione migliore per quel valore, l'ha messo nella cache, chiaramente col meccanismo di Optimize for Ad Hoc Workload, e nel piano di esecuzione non ha impostato il valore 29, 34, 111, ha impostato un parametro, perché così al variare del valore la query verrà, il piano di esecuzione della query potrà essere riutilizzato, questo per ragioni chiaramente di performance e per limitare la ricerca del piano di esecuzione e operazioni di compilazione che vengono fatte. Ma quindi perché la query precedente non è stata parametrizzata e la query successiva invece sì? La risposta è molto semplice. Nella query che abbiamo fatto sulla colonna Transaction ID, SQL Server ha applicato una parametrizzazione perché questa query è definita safe and simple.
Simple, è autoesplicativo perché è safe e la precedente sulla quantità non era, sulla colonna quantità non era safe. Perché se pensate ai record che possono essere estratti applicando una condizione di guerra di questo tipo, diciamo quello che vi viene in mente è che i record estratti saranno 0 oppure 1, perché Transaction ID è la primary key di questa tabella. E quindi se quel server sa che da questa query non verranno estratti 100 record, neanche 2, verranno estratti o 0 o un record. E quindi la query è safe ed è anche simple se quel server decide di parametrizzarla. Quindi un po' la differenza di quando si attiva il meccanismo di parametrizzazione oppure no nel meccanismo di caching. Questa ve l'ho già fatta vedere, è la query che ottiene informazioni sulla memoria che potreste risparmiare qualora venga attivata la Optimize for Ad Hoc Workload, memoria RAM. Qui ce n'è un'altra, sempre che dà lo stesso risultato, eccola qui. Nella precedente potevate, accedere anche al piano di esecuzione effettivo, questa vi dà soltanto le entry, ecco. Il numero di volte che è stata utilizzata e la size in byte occupata nella plain cache. Riporto l'opzione al suo default. E diciamo che andiamo avanti su l'esplorazione di queste parti. Ritorno quindi sulle slide. Introduciamo un concetto che è il concetto di parameter sensitivity. Un po' l'abbiamo già espresso. Parameter sensitivity, noto anche come parameter sniffing, è una situazione spesso associata ad un problema che riferisce a questo scenario. Quindi SQL Server che cosa ha fatto? Ha cacheato il mio piano di esecuzione, ci ha messo un parametro al posto del valore, bene, e ha calcolato il piano. Ecco, se questo parametro è ottimale per tutti i valori che può assumere, se il piano di esecuzione è ottimale per tutti i valori che può assumere il parametro, nessun problema. Ma se la distribuzione dei dati all'interno della tabella, delle tabelle, è differente al variare dei valori, dei parametri che possono arrivare in ingresso, ecco che questo produce un possibile problema, perché il parametro è stato passato all'interno, scusate, è stato passato all'interno del Query Optimizer. Che cos'è il Query Optimizer? È, il componente, la parte software all'interno dell'engine di SQL Server che si preoccupa di calcolare il piano di esecuzione. Quindi se io passo un valore a questo oggetto qui, chiaramente lui farà le considerazioni in merito al valore che io ho passato. Il discorso del navigatore che vi facevo prima, devo fare 300 metri, mi propone di andarci a piedi. Se però io cacheo quel 300, lo parametrizzo e ci metto chiocciola 1, ecco che se io chiederò al navigatore sempre di fare 300 metri, mi proporrà sempre il mezzo di trasporto adeguato. Se una volta chiederò al navigatore di fare 500 km, ecco che magari mi proporrà di andarci a piedi, che non è propriamente il mezzo di trasporto ottimale. Questo poi è quello che avviene. Quindi i parametri vengono sniffati in gergo durante la compilazione, vengono salvati all'interno del piano di esecuzione per poi essere riutilizzati. Questo accade nelle store procedure, nelle query eseguite con l'SP, Execute SQL, anch'esse eseguite in modo automatico, e nelle prepared query, quindi nelle vostre applicazioni Delphi che fanno uso del comando prepare o fanno uso di un provider che per accedere ai dati che fa la prepare in modo automatico. Questo può essere anche uno scenario reale. Quindi, parameter sensitive plan succede quando genera un piano di esecuzione che è legato ad uno specifico parametro e non è ottimale per differenti parametri. Questo crea problemi di performance. Sono
Spesso si legge in internet che la parameter sensitivity è una cosa malevola perché se quel server fa questa operazione, in realtà non è necessariamente un'operazione dannosa. È dannosa quando è dannosa ed è una buona operazione quando è una buona operazione. Quindi sostanzialmente dipende come spesso succede in informatica. Non è che c'è una cosa assolutamente corretta sempre e una cosa assolutamente sbagliata sempre. Dipende, nel senso che dipende dalle situazioni. Quindi i problemi che sono legati a questo fenomeno sono difficilmente diagnosticabili perché il dipende chiaramente lascia spazio a tante possibilità e spesso non ci spieghiamo perché una query in produzione alcune volte vada bene, alcune volte non vada bene. L'utente magari vi chiama e vi dice: ma stamattina è tutto lento. Poi voi fate un po' di controlli, poi vi richiama, dice: ma è cambiato qualcosa? Voi, se siete onesti, dite: no, no, non ho fatto niente. Se invece avete un po' di malizia, potete dire: ah, sì, ho fatto una modifica. In realtà, magari non avete applicato nessun correttivo. Ma che cosa è successo? Che quel piano di esecuzione non ottimale è stato portato via dalla cache, perché poi ci sono dei meccanismi di cache refreshing, e quindi quel piano di esecuzione non ottimale è stato portato via dalla cache, ne è stato diciamo, compilato un altro migliore per quel valore di quel parametro che l'utente ha chiesto la seconda volta, e quindi le cose si sono per lui sistemate in modo automatico. In realtà la cosa non è che sia sistemata, il fenomeno succederà nuovamente quando ritornerà nella cache il precedente piano di esecuzione non ottimale, eseguito da un'altra query, simile a quella diciamo che state consultando, ma semplicemente da un altro operatore che ha interrogato il sistema con filtri diversi, perché poi è lì la questione. Più utenti interrogano gli stessi dati, eseguono le stesse query della stessa applicazione e cambiano i filtri con cui vogliono, diciamo, vedere i dati. E SQL Server 2022 ci aiuta in questo. Chiaramente non è Parameter Sensitive Plan, non è l'unica funzionalità di SQL Server 2022. Ho aggiunto questa slide diciamo per completezza. SQL Server 2022 introduce tantissime funzionalità che ovviamente non possiamo vedere in un'ora e mezza, ma neanche in una giornata. La Parameter Sensitive Plan si colloca nell'ultimo di questi mattoncini, quindi nella zona di performance e di availability. Chiaramente, per completezza devo comunicarvi, e anche per trasparenza, che sono tantissime altre le funzionalità aggiuntive. Questa è una, la vediamo, per me è molto interessante, ma se volete poi potete approfondire le novità, diciamo, consultando la documentazione. E vediamo appunto la nuova funzione. Dove si colloca innanzitutto? Si colloca in una famiglia di funzionalità note con il nome di Intelligent Query Processing. Intelligent Query Processing è un gruppo di funzionalità che permette di avere un miglioramento di performance senza fare modifiche al codice applicativo. Sostanzialmente, cosa succede in soldoni? Succede che il Query Optimizer dà feedback scusate, il query executor, diciamo, chi esegue fisicamente la query nello storage engine, dà feedback al query optimizer, cioè chi effettivamente esegue la query dice a chi ha calcolato il piano di esecuzione: guarda che il percorso che tu mi hai dato per accedere ai dati, secondo me non è ottimale. E da qui ci sono diverse funzionalità: il max degree of parallelism feedback, il cardinality estimator feedback, il parameter sensitive plan optimization. Sono funzionalità all'interno di questa famiglia che ne contiene altre. Queste tre sono soltanto quelle della Next Generation, quindi che trovate in SQL Server 2022. Ce ne sono molte, molte altre che prima erano chiamate Adaptive Query Processing. Trovate anche molto materiale in rete, tra cui una sessione che ho fatto qualche tempo fa, di cui poi c'è il link nella slide delle resources, quindi là una.
la trovate qualora voleste approfondire. Quindi questa famiglia di funzionalità ha l'obiettivo di migliorare le performance delle query senza fare modifiche al codice applicativo, quindi diciamo out of the box, senza che dobbiate modificare l'applicazione. E il Query Store gioca un ruolo fondamentale. Quell'oggetto che ho attivato prima diciamo, nello script di setup che è abilitato by default in SQL Server 2022, oggi gioca un ruolo fondamentale perché raccoglie tutti i feedback e permette, poi a SQL Server di, consultarli e di, diciamo, applicare i correttivi. Si chiama Intelligent Query Processing appunto perché dietro ci sono degli algoritmi che, in Azure sono. In Azure SQL Database sono implementati con algoritmi di machine learning dietro le quinte. Sull'istanza on-prem c'è un servizio che diciamo, cerca di applicare questi algoritmi per fare in modo che le query diventino più veloci senza applicare variazioni. Ed ecco il dettaglio, ve l'ho già raccontato a voce. Parameter Sensitive Plan ha l'obiettivo di risolvere il problema noto come parameter sniffing, quello che abbiamo visto prima. Quindi il fatto di aver cacheato il valore del parametro e di averlo utilizzato per il calcolo del piano di esecuzione. E aver, diciamo, l'assunto nelle precedenti versioni di SQL Server qual è? È che una query poteva avere soltanto un piano di esecuzione. Quando io sono nel mio sistema di navigazione, supponiamo che il caching possa avvenire soltanto per un percorso, non per differenti alternative. Ecco che Parameter Sensitive Plan permette di avere in cache piani di esecuzione multipli, ognuno ottimale per la variante relativa alla diversa parametrizzazione che può avvenire. Ecco, è qui il game changer. Quindi non cacheo più soltanto il piano di esecuzione del parametro, ma cacheo il piano di esecuzione del parametro e la selettività che questo parametro ha. La chiamo selettività, di fatto è la varianza, però diciamo, per intenderci. Quindi i piani di esecuzione verranno utilizzati in maniera migliore perché il mezzo di trasporto, l'operatore che viene usato per applicare la query, sarà quello ottimale per quel valore del parametro. E questo è quello che succede. Supponiamo di avere un utente, questo è quello che succede oggi nelle precedenti versioni di SQL Server, un utente che è quello che vedete nella slide, che esegue una stored procedure passando nel primo parametro il valore 1. Questa potrebbe essere anche una query della vostra applicazione che è stata parametrizzata. L'operatore migliore per accedere ai dati è una scansione dell'intera tabella, quindi una lettura completa di tutte le pagine. La query viene eseguita, l'operatore di accesso ai dati è l'index scan, viene cacheato e il mio utente è contento. Poi supponiamo che c'è un secondo utente che esegue la stessa query o la stessa stored procedure, però con un valore diverso del parametro. Ora gli passa il valore 10. Il piano di esecuzione ottimale per questa query sarebbe una SIC, quindi un puntamento specifico in una pagina dell'indice, e non una lettura sequenziale di tutta la tabella. Cosa succede però? Per questa query verrà utilizzato l'operatore di scan perché è nella cache, SQL Server riutilizza i piani di esecuzione in cache, la query è sempre quella, la stored procedure è sempre quella, cambia solo il parametro, il piano di esecuzione cacheato è il primo con lo scan e la seconda query avrà un degrado delle performance. Cosa succede con Parameter Sensitive Plan? Abbiamo sempre il nostro utente che esegue sempre la sua stored procedure con il valore 1 passato nel primo parametro e il piano di esecuzione ottimale, in questo caso è l'index scan. L'operatore 2 esegue la stessa query, la stessa stored procedure con il valore 10 nel parametro 1 e il suo piano di esecuzione ottimale contiene una SIC. Ecco che questi piani di esecuzione vengono cacheati entrambi.
quello con l'operatore scan, quello con l'operatore seek. E quindi entrambi gli operatori avranno, entrambe le query, avranno le performance ottimali per entrambe le esecuzioni. Nella famiglia, diciamo, dei piani di esecuzione nasce una nuova tipologia che è il dispatcher plan, perché prima non esisteva. Il dispatcher plan sostanzialmente è una struttura dati che non, scusate, una struttura ad albero che non contiene dati e viene appunto utilizzata per memorizzare le diverse varianti possibili del piano di esecuzione per una determinata query. Quindi quando una query, il nostro procedure è adatta ad essere ottimizzata con questo meccanismo, viene creato un dispatcher plan, cacheato anch'esso, in cui ci sono memorizzate le informazioni relative alla cardinalità dei predicati e quindi un po' a quello che è l'output che può ritornare cambiando i valori dei parametri. Il dispatcher plan viene automaticamente aggiornato, così come i piani di esecuzione che sono linkati a questo dispatcher plan vengono ri ricompilati quando è necessario in maniera automatica. E questa è un po' la situazione. Io ho la mia query parametrica che viene intercettata come ottimizzabile con il parameter sensitive plan. Viene creato il dispatcher plan, vengono create ad esempio queste tre varianti della mia query con diversi piani di esecuzione associati. Quindi nel primo caso verrà utilizzato una seek più un lookup, nel secondo caso invece verrà utilizzata un'operazione di scansione più un memory grant di un certo tipo. Nel terzo caso, quando i dati aumentano e ci sono più di 1 milione di righe, in questo esempio c'è una scansione totale, una scansione della tabella più un memory grant di tipo large. Quindi questo chiaramente è un esempio. Vedete però le soglie. La cosa che è interessante è capire che a seconda del numero di agenti interessati in questa query, cosa succede? Il piano di esecuzione cambia in modo automatico, cosa che prima non era possibile avere, ovviamente senza fare modifiche alla nostra query. Ok, passiamo alla demo più corposa diciamo, della sessione. Per questa demo ho utilizzato un progetto Delphi che vi faccio vedere, che si chiama SQL CMD CLI. Sostanzialmente è una CLI, una Command Line Interface, che accetta una serie di comandi, tra cui anche l'esecuzione di un carico di lavoro adatto, diciamo intercettato dal Query Store e che mi serve oggi per simulare queste operazioni. Questo progetto è un progetto open source, nel senso che è pubblico, è all'interno del mio repository GitHub, lo trovate, vi faccio vedere dove, qui, eccolo qua, SQL CMD CLI. Siete programmatori Delphi, quindi contribuite, nel senso che se avete voglia di ampliarlo, io non sono assolutamente geloso, anzi sono molto contento di poter collaborare con qualche altra persona. Nasce per, diciamo, eseguire comandi su SQL Server per simulare workload specifici. C'è una parte che anonimizza i dati sensibili, quindi fa l'anonimizzazione dei dati all'interno di un DB. Chiaramente è ampliabile, però c'è già una prima versione e lo utilizziamo appunto per generare, in questo caso, un carico di lavoro. Una cosa che ci tengo a sottolineare, il progetto è compilato insomma, automaticamente con una pipeline in Azure e qua si apre una parentesi, sì, è possibile compilare un progetto Delphi con Azure DevOps, anche qui molto interessante come possibilità, qualora voleste approfondire ci possiamo sentire, ci possiamo ragionare. Nella parte wiki trovate come fare l'installazione, chiaramente molto semplice, e i comandi supportati, il comando di anonimizzazione, il comando
questo workload che utilizziamo tra poco, il comando StressDB che cerca di fare più query possibili all'interno del DB. Ecco l'alter column, anche questo molto interessante, qualora voleste modificare una colonna di una tabella che però ha delle relazioni, quindi ha degli indici, ha delle foreign key, non potete farlo se non droppando prima gli oggetti collegati. Ecco che questo comando lo fa per voi, droppa gli oggetti collegati, fa le modifiche che avete chiesto e ricrea gli oggetti che avevate collegati alla colonna SQL Server. Secondo me, diciamo, interessante e potrebbe tornarvi anche utile. Ma torniamo al progetto, che vi faccio vedere anche un po' di codice di Delphi. Dopo aver fatto, allora, entro nella unit query store, perfetto, eccola qua. Quindi, dopo aver fatto un po' di setup dell'environment, quindi sostanzialmente viene creata una tabella temporanea che si chiama Taba. La tabella temporanea ha 100.000. No, scusate, 10.000 righe con valori random e poi ha 500.000 righe all'interno lo stesso valore. All'interno, intendo, nelle colonne di questa tabella c'è lo stesso valore. Quindi capite bene che ha una distribuzione di dati non uniforme. Questo mi serve per poi farvi vedere bene la demo. Vengono creati un po' di indici, vengono fatte alcune operazioni di configurazione delle opzioni di SQL Server e qui c'è la parte interessante. Ecco che viene eseguita questa query, molto semplice. Select star from la mia tabella where col1 uguale parametro e col2 uguale parametro. SQL Server questa la parametrizza perché avete già specificato qui le informazioni dei parametri. Quindi questa query, se anche non fosse safe and simple, viene comunque parametrizzata perché qui avete indicato una explicit parameterization. Quindi il meccanismo di caching viene attuato e non c'è possibilità di applicare l'optimize for ad hoc workload perché lo stub avviene soltanto per gli ad hoc plan e quindi viene diciamo, la query viene parametrizzata. I valori che ha la prima esecuzione sono questi, quindi 33 nel parametro 1 e 33 nel parametro 2 che vengono confrontati rispettivamente con colonna 1 e colonna 2 e successivamente c'è un ciclo for che esegue la stessa identica query con valori random passati all'interno dei parametri. E diciamo che nient'altro. Quindi ora eseguiamo questo comando nell'ambiente di test. Il comando da eseguire è questo. Genero il workload e andiamo a vedere che cosa succede. Ah, ecco una cosa interessante. Parameter Sensitive Plan. Questo database PSP al momento non ha il compatibility level di SQL Server 2022, quindi vi voglio far vedere cosa succede prima e dopo il cambio del compatibility level. Quindi qui diciamo, le funzionalità di SQL Server 2022 non si attivano. Diamo un'occhiata a che cosa succede. L'optimize for ad hoc workload è a false perché al termine della precedente demo l'ho, diciamo, posto al suo valore di default. Andiamo a controllare nelle advanced option. Optimize for ad hoc workload, perfetto, è a false. Bene, eseguiamo questo carico di lavoro, ovviamente di prova. Eccoci qua, metto il comando nella mia command line Windows, eccolo qua. Mi collego a SQL Server 2022, il database è PSP, questo è l'utente. Il parametro PSP serve per attivare l'opzione di Parameter Sensitive Plan, quindi diciamo, è propedeutica questa demo, e il parametro verbose chiaramente mi dà informazioni più dettagliate su quello che sta succedendo. Ecco che la command line application viene eseguita, il comando Query store workload parte, viene eseguito, viene fatto il setup del DB ed ecco che la query viene
inizia ad essere eseguita in quel ciclo for infinito. In realtà sono 300.000 esecuzioni, così evito che mi si fermi mentre ve lo sto facendo vedere. Bene, vediamo che cosa succede all'interno della plain cache. All'interno della plain cache vado a cercare questa qui. Eccola qua. All'interno della cache dei piani di esecuzione abbiamo la nostra query che sta girando. Eccola qua. Ci sono entrambi i parametri, parametro 1 e parametro 2. La query è prepared perché abbiamo eseguito. Ora sappiamo che cosa vuol dire perché avete assistito alla parte introduttiva e lo user counts indica che è stata già eseguita 5.900 volte. Andiamo su Query Store e vediamo le query che consumano top resource consuming query. Questo grafico molto esplicativo vi dà l'idea di quali sono le query che consumano più risorse. Chiaramente c'è solo questa che viene eseguita in questo momento e andiamo a vederne il piano di esecuzione. Il piano di esecuzione contiene una index seek, quindi una seek puntuale su una pagina dell'indice e poi viene fatta una read lookup, cioè vengono estratte dopo aver fatto la seek, che però non viene fatta sul cluster di index, viene fatto su un non cluster di index, viene fatta la seek sulla colonna 1 e colonna 2, però nella query, avendo specificato l'asterisco, lo star, significa che io voglio estrarre tutte le colonne. C'è anche un'altra colonna che è la col 3, che non è specificata nella clausola where, ma che io la voglio in output. E quindi SQL Server fa un read lookup per andare a recuperare le informazioni, per recuperare le informazioni relative a questa colonna. Mette insieme i valori con un'operazione di join che è di tipo nested loop. Di fatto questo non è una vera e propria operazione di join, è una combine dei due input e dà il risultato al chiamante, che in questo caso è la mia command line application, attraverso, diciamo, la restituzione del dataset. Questo è quello che avviene. Se vedete qui, vediamo se trovo anche il refresh, eccola qui. Se vedete, qui succede una cosa interessante. Ci sono alcuni valori dei parametri che producono performance buone. Ci sono altri valori dei parametri che costringono il mio piano di esecuzione a non essere performante. Lo vediamo qui. Average duration 6 millisecondi, average duration 0. No, scusate, lo vedete qui. Non è l'average che mi interessa, ma è la min e la max. Vedete che la min duration, quindi quando viene la query viene eseguita con il parametro per cui il piano di esecuzione è stato cacheato, ho un'esecuzione ottimale che dura 0,03 millisecondi. Stiamo parlando di numeri veramente piccoli. Quando invece la query viene eseguita con parametri che non sono stati utilizzati per calcolare il piano di esecuzione, perché il piano di esecuzione è nella cache e quindi viene riutilizzato per ragioni di performance, abbiamo una max duration che è molto diversa dalla min duration. Okay? È di 690 millisecondi. E quindi qui abbiamo un degrado delle performance. Io vorrei invece avere due piani di esecuzione, uno ottimale per una certa distribuzione di dati, non uniforme ovviamente all'interno della tabella, e un'altra per un'altra distribuzione di dati. Come faccio? Beh, sostanzialmente devo soltanto attivare il compatibility level di SQL Server 2022. Ora ve lo faccio vedere in maniera un po' più approfondita, non utilizzando il Query Store, ma utilizzando il Management Studio.
Quindi ho la mia console application che la stoppo. Faccio un refresh della cache e vi faccio vedere ora dietro le quinte che cosa succede. Allora, innanzitutto per simulare questa diciamo, situazione mi creo una store procedure. Mi creo una store procedure e do un'occhiata a come sono distribuiti i dati. Ve l'ho già un po' detto, ora ve lo faccio vedere. Questa query estrae, diciamo, interroga le statistiche. Che cosa sono le statistiche? Le statistiche sono degli oggetti che memorizzano informazioni sulla distribuzione dei dati all'interno delle tabelle. Paragonato al navigatore è la cartina, la mappa geografica, cioè sa il navigatore quanto è distante il punto B dal punto A. Qui invece sappiamo quanti valori all'interno della quante righe, scusate, all'interno della tabella contengono il valore 1, 500.000 righe, 501.000 righe. Mentre per gli altri valori, per il valore 3, per il valore 6, per il valore 7, eccetera, eccetera, abbiamo soltanto una riga. Quindi abbiamo una distribuzione di dati non uniforme, ma questo succede anche nella realtà. Supponiamo di avere un magazzino con 100.000 allocazioni e un magazzino con 3 allocazioni. Supponiamo di avere un articolo con 100.000 lotti e un articolo con 40 lotti. Nel mondo reale succede in ambiti produttivi, è all'ordine del giorno. Insomma, sono esempi assolutamente del mondo reale. La situazione dell'indice sulla colonna 2 è la stessa, quindi entrambe le colonne hanno lo stesso valore 1 per 500.000 volte e andiamo ad eseguire una query, questa query ad esempio. Scusate, andiamo ad eseguire questa store procedure che ho appena creato, la tab search, passando col 1 e col 2 il valore 33, la eseguo 3 volte, attivando il piano di esecuzione. Il piano di esecuzione ottimale per questa store procedure, per la query all'interno della store procedure, è questo, è quello esattamente quello che avete visto prima. Però andandoci un po' più nel dettaglio e consultando il piano di esecuzione in formato XML, noi troviamo una cosa molto interessante, che è alla fine del piano di esecuzione. Column reference parameter list. Qui abbiamo la lista dei parametri A col 1, A col 2, abbiamo il tipo del parametro e abbiamo, guardate caso, il valore del parametro utilizzato in fase di compilazione. Questo dice: caro utente, ho usato il valore 33 per trovare il piano di esecuzione di questa query. Ho usato il valore 300 metri per calcolarti il mezzo di trasporto migliore per fare questa distanza. Ok? Parameter runtime values è uguale in questo caso perché è la prima esecuzione ed è uguale a 33. Ma non è sempre domenica. Eseguiamo questa query con un altro valore del parametro, con il valore 1. Vediamo che cosa succede. La query viene eseguita, ci mette molto più tempo rispetto alla precedente esecuzione. Abbiamo le nostre 500.000 righe estratte. Il piano di esecuzione com'è oggi? Com'è in questo caso? È sempre lo stesso, soltanto sono aumentate queste frecce che indicano a chi guarda il piano di esecuzione, indicano a noi che vengono trasportati moltissimi dati all'interno del flusso del piano di esecuzione. Lo vediamo. Quanti dati vengono trasportati? Vengono trasportate le nostre 500.000 righe. E quindi la domanda è: ma l'operatore nested loop è ottimale per lavorare 500.000 righe?
La risposta è no. L'operatore index SIC è ottimale se viene eseguito 500.000 volte? La risposta è no. Quindi, il piano di esecuzione è stato studiato per un record, cacheato nella plain cache e riutilizzato per il meccanismo di caching, di reusing della cache da SQL Server per non ricompilare ogni volta la stessa query, ma in questo caso vi produce un effetto collaterale. La query è lenta, l'operatore vi chiama, cosa è successo nel sistema? Oggi è tutto lento. In realtà ha fatto soltanto un filtro in una gestione, in una zona dell'applicazione, che non era ottimale con il piano di esecuzione che era già in cache, magari perché un altro utente ha fatto un filtro simile con diversi, filtro che ha prodotto delle query, ovviamente, con diversi valori. Ecco, spendo una parola sull'index SIC. Molte volte sento dire dai programmatori, diciamo, che controllano i piani di esecuzione delle query e vi consiglio a farlo, specialmente negli ambiti di produzione ad alta concorrenza. Ho visto un index SIC, va tutto bene. In realtà no, nel senso che l'operatore index SIC è ottimale quando viene eseguito un numero ragionevole di volte, 500.000 volte, ecco, non è un numero ragionevole perché eseguo 500.000 appuntamenti all'interno della memoria RAM. Sarebbe stato più ottimale leggermi completamente tutta la tabella con un'operazione di scansione in cui vengono applicati meccanismi di read-ahead anche nello storage engine, quindi leggo delle bufferate di record e quindi sono più ottimale, sono più performante rispetto a fare 500.000 appuntamenti nella memoria. Quindi attenzione, se vedete l'index SIC, non pensate che sia assolutamente sempre un operatore corretto. Chiedetevi anche quante volte viene eseguito. Questo è l'esempio lampante. E se sempre per questa query andiamo a consultare il numero di pagine lette. Ho attivato l'opzione Statistics I/O On. SQL Server legge 501.000 pagine di memoria, qualcosa in più. Se vado a vedere quanti giga sono, quindi 501.000 per pagine di memoria, ogni pagina di memoria è di 8K, divido per 1000 per trovare i mega e per 1000 ancora per trovare i giga, questa è la mole di dati che SQL Server deve diciamo, spostare per darvi il risultato, 4 giga. Quindi per questa query SQL Server ha letto 4 giga di dati. Interessante. Eseguo la query con un altro parametro, una coppia di parametri diversa, 33 e 25. Molto bene, non ho dei risultati. Questo piano di esecuzione ora è ottimale. Perché? Perché estrae pochi record. Torniamo nella zona che mi diciamo, fa vedere la parte di compiled plan, compiled values. Qui otteniamo sempre la stessa informazione. Ho compilato con 33, adesso mi stai passando 25 e 33. Piano di esecuzione ottimale perché la query lavora pochi dati e quindi l'operatore nested loop lavora su un numero finito è finito anche 500.000, però un numero basso di record. L'operatore nested loop lavora bene quando abbiamo decine di record, non quando ne abbiamo centinaia o migliaia. E la cosa la troviamo ovviamente anche all'interno della plain cache che abbiamo consultato prima. Eccola qui. User count. Un'altra query interessante è questa che vi dà l'evidenza del problema. Eccola qui. Min max row. Max Rows. Se trovate situazioni di questo tipo, sappiate che state soffrendo in termini di performance.
per questa query. Se il numero minimo di righe restituite è 1 e il numero massimo 500.000, il piano di esecuzione non andrà sicuramente bene per entrambi i casi. Chiaramente anche il tempo di esecuzione va di pari passo, perché min elapsed time, max elapsed time, naturalmente vanno di pari passo con le righe restituite. Ok, attiviamo SQL Server, attiviamo il compatibility level di SQL Server 2022, puliamo la cache e attiviamo parameter sensitive plan su questo DB. Vediamo cosa succede ora. Il Management Studio non mi fa vedere ancora il compatibility level, mi dà diciamo combo vuota, in realtà è attivo, questo perché la versione è ancora in CTP e diciamo, il Management Studio non riesce a visualizzarvelo. Eseguo la stessa operazione di prima, quindi interrogo la mia stored procedure passando 33 come valore nel parametro 1 e 33 come valore nel parametro 2, ottengo lo stesso piano di esecuzione di prima, con una variazione però all'interno dell'XML che ci sta dietro le quinte. Innanzitutto notiamo che c'è il dispatcher plan che è intervenuto e mi ha dato delle informazioni sulle statistiche. Quindi si è attivata parameter sensitive plan e per questa query sono state determinate le varianti di distribuzione dei dati tali per cui mi possono far cambiare il piano di esecuzione. Varianti che trovate all'interno di questa dicitura, eccola qui, plan per value, query variant 1, predicate range. Questa sezione vi fa capire che le cose cambiano al cambiare dei valori dei parametri. Naturalmente in fondo io ho sempre l'indicazione che il mio piano di esecuzione è stato compilato con il valore 33, ma questo valore qui, scritto, hardcoded, chiamiamolo così, in questa posizione non mi fa più paura, perché ora c'è il dispatcher plan che a seconda, in funzione del valore dei parametri, cambia la natura del piano di esecuzione. Lo vediamo. Un piano di esecuzione per questa query, ripeto la stored procedure con il valore 1 passato nelle colonne col 1 e col 2. La query viene eseguita, ovviamente, il piano di esecuzione è completamente diverso. Ora SQL Server decide di semplificare tutto, non utilizza più l'index seek, non utilizza più un read lookup, dice guarda, tu mi stai chiedendo 500.000 record, io nella tabella ne ho 600.000, no scusate, 510.000, quindi stai cercando di leggere tutta la tabella, bene, utilizzo un table scan. Mi stai chiedendo di consultare l'elenco telefonico completo, di leggermelo tutto. Ecco, ogni volta non è che vado in una pagina, leggo un abbonato, mi memorizzo il numero, chiudo la pagina, riapro l'elenco, ritorno nella pagina dell'abbonato, leggo il nome, chiudo l'elenco, apro l'elenco e leggo tutte le pagine in modo sequenziale. In questo modo non ho lo sfrido del chiudi le pagine dell'elenco, apri le pagine dell'elenco, che ha un costo. Leggo tutto con un'operazione di scansione completa. Ovviamente il sistema applica dei meccanismi di read ahead che vi dicevo prima, molto più performante rispetto alla precedente esecuzione. Quante pagine di memoria sono state lette ora? 120.000 anziché 500.000 di prima. Mi prendo il dato, lo riporto in questa select e la ripeto per vedere il numero di giga che oggi sono stati trattati da SQL Server per questa query con parameter sensitive plan attivo, un giga. Confronto i 4 di prima. Consultando la plain cache, che lo posso fare sia con questo comando, ma anche con la stored procedure che abbiamo visto prima, è assolutamente indifferente, otterremo due piani di esecuzione, eccoli qui, che
diversi con diverse indicazioni della variante, e quindi qua entra in gioco il dispatcher plan, per la stessa query. Se vedete, il query hash è esattamente lo stesso. Non c'è trucco, non c'è inganno. L'hash della mia query è identico. L'hash del plan invece cambia, perché ovviamente sono diversi piani di esecuzione, sono due, sono diversi. Li posso consultare. Questo è il piano di esecuzione ottimale per estrarre 500.000 righe. Questo è il piano di esecuzione ottimale per estrarre da 1 a 10 righe. Con l'index seek, con l'operazione di read lookup. Assolutamente non performanti se eseguite un numero elevato di volte. Eccolo qui, min, max, last row, anche questa molto interessante. Vedete? Adesso chiaramente ho poca esecuzione della mia stored procedure, però sono questi i valori che voglio vedere in min e max row per avere query che hanno piani di esecuzione ottimali. Chiaramente non troverete mai lo stesso numero, però l'ordine di grandezza deve essere quello. Non potete trovare min row 1, max row 1 milione. Quel piano di esecuzione, oppure non potete, si trovano. Sappiate che il piano di esecuzione per quel valore, scusate, per quella query non è ottimale. No way. Qui invece abbiamo la possibilità di averne due, chiaramente per lo stesso query hash. Cambio l'interrogazione, ma i dati, poi che vengono restituiti, sono similari, vi danno l'idea. C'è la possibilità di interrogare anche minimax, elapsed time, quindi il tempo di esecuzione minimo e massimo. Ecco, vedete che i numeri sono anche qui paritetici. Non abbiamo delle grosse variazioni a livello dello stesso piano di esecuzione. C'è la possibilità di interrogare questa vista di sistema, Query Store, Query Variant, che vi dà l'associazione tra il Query ID e la sua variante. Quindi per questa query abbiamo due varianti, la variante che ha ID 38 e la variante che ha ID 39 nel dispatcher plan. Il dispatcher plan ha sempre l'ID 37. Il parent query ID è sempre il 37, su cui coincidono per caso, perché non ho, diciamo, altri utenti che lavorano nel mio sistema, però abbiamo diversi valori per le varianti. Varianti che sono anche interrogabili. Ho cercato di estrapolare il codice di questa vista, ma non può essere eseguito singolarmente, probabilmente perché le tabelle all'interno sono protette. Qui abbiamo il plan persist query variant in memory, che sostanzialmente è la vista di sistema interna che vi darebbe le varianti. In questa CTP non è visibile, probabilmente. Adesso non lo so, magari probabilmente, oppure forse la renderanno disponibile, forse no. Sappiate comunque che c'è la possibilità di vedere quante varianti sono collegate all'interno di una query. E potete vedere anche il dispatcher plan con questa query molto semplice. Eccolo qui. Allora, abbiamo i nostri due piani di esecuzione con le due varianti, Variant ID 1 e Variant ID 3. Quelli qua, query variant ID 1 e il 3, queste sono le query. Il dispatcher plan è questo, che ha una dimensione anche in byte molto più elevata rispetto ai due piani di esecuzione. Quindi questo qui è il piano di esecuzione prepared. Eccolo qua, faccio una P. Questo qui invece è il dispatcher plan, faccio una D. In disegno non sono molto bravo. Avevo anche un voto scarso ai superiori. Questo qua è il dispatcher plan, che è poi di fatto il piano di esecuzione della mia stored procedure.
Potete anche consultare con questa vista di sistema il motivo per cui il Parameter Sensitive Plan non viene attivato. I motivi possono essere tanti, sono questi. Sono anche esposti negli extended events eventualmente consultabili. Ad esempio, potrebbe essere un motivo che avete una query distribuita, oppure c'è attivata la full text search, oppure avete specificato la use plan come int di query, oppure avete specificato una plan guide, cioè sostanzialmente avete forzato l'esecuzione di l'utilizzo di un determinato piano di esecuzione, oppure semplicemente avete disabilitato il parameter sniffing, cosa che è possibile fare. Ci sono diversi motivi per cui il parameter sensitive plan in questa CTP non si attiva. Ci sono però diverse query, come quella che avete visto e come molte altre, che vengono a beneficiare di questa feature. Chiaramente è possibile che questi vincoli vengano rimossi nelle future versioni e nella versione, diciamo, distribuita in modalità RTM. Ultima cosa che volevo farvi vedere, poi lasciamo un po' di spazio alle domande nel caso ce ne fossero, è questa. Non nella parte di security, ma all'interno di management, trovate la voce Extended Events. Questo è sostanzialmente l'erede del SQL Server Profiler. Sapete che Profiler è deprecato da una serie di versioni, chiaramente mai rimosso, per il bacino di utenti che lo utilizzano. Il suo successore è Extended Events. Io qui ho creato, che diciamo, sostanzialmente monitora gli eventi che avvengono nel sistema. Io ho monitorato il Parameter Sensitive Plan Family Events, che sono questi che trovate qui dentro, se andate nelle properties, e da qui potete verificare, eccoli qua, Parameter Sensitive Plan, magari non si vede molto, adesso faccio un po' di zoom, questa finestrina qui è sempre un po', diciamo, stretta, eccola qua, Parameter Sensitive Plan Optimization, non si legge molto, ma se avete la vista RAGX, ce la fate, e query with parameter sensitivity. Questi due eventi monitorati negli extended events vi fanno capire quando questa cosa si attiva. Adesso probabilmente io ce l'avevo ferma prima, refresh, e non si attiva. Ecco, ok, sta arrivando. Vedete, questi qui sono i motivi per cui viene skippato. Probabilmente non è neanche la mia query che è interessata da questa cosa, probabilmente è una query eseguita in precedenza, oppure è la mia su cui non ho estratto l'informazione della query. Scusate, comunque sappiate che potete anche monitorare in maniera abbastanza semplice negli extended event aggiungendo una nuova sessione, quindi facendo un new session, potete dargli il nome, chiaramente aggiungere gli eventi che volete monitorare e monitorando i due che vi ho fatto vedere prima, avete un'idea di quando si attiva il meccanismo e quando non si attiva in modo abbastanza semplice. Oppure potete anche consultare la plan cache con gli strumenti che vi ho fatto vedere poco fa. Vi lascio per dovere di completezza diciamo, questo script. Io le chiamo Tuning Opportunity, cioè leggendo la cache dei piani di esecuzione, questa query e la successiva, no, ce n'è solo una, ok, questa query vi dà le opportunità di ottimizzazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono tutta una serie di situazioni che voi potreste voler monitorare e che potreste voler ottimizzare diciamo, per far andare meglio le performance delle vostre query. Sostanzialmente qui vi dà
vi espone i concetti che vi dicevo prima, il numero stimato di righe contro il numero effettivo di righe che vengono lavorate, che vengono restituite. Quando i numeri sono molto diversi, SQL Server sta stimando male la cardinalità dei dati. Discorso del navigatore. Ho chiesto di fare 300 metri, mi propone di prendere l'aereo. Mezzo assolutamente sbagliato. Devo fare 1.000 km, mi propone di andarci a piedi. Anche qui, mezzo di trasporto completamente sbagliato. Perché SQL Server sbaglia? Perché ha le metriche interne che gli dicono male. Quindi, da qui potete capire che magari avete le statistiche non aggiornate, delle cardinalità non stimate correttamente, i motivi possono essere tanti. Parameter sniffing è uno di questi motivi e, diciamo, una delle tuning opportunities l'avete già conosciuta oggi. Ok, torno sulle slide, vi lascio alcune risorse che possono esservi d'aiuto. Sostanzialmente riguardano un po' i temi che abbiamo trattato oggi, Intelligent Query Processing, documentazione online, che cos'è e quali altre funzionalità contiene, Query Processing Improvement nelle ultime versioni di SQL Server, questo è, diciamo, il link ad un video di una sessione che ho fatto un po' di tempo fa, che parla di Query Processing, però non su SQL Server 2022, sulle precedenti versioni. Parameters and Execution Plan Reuse, anche questa è interessante per capire il meccanismo di caching. Parameter Sensitivity, documentazione su quello che abbiamo visto oggi. Le query che potenzialmente hanno il problema del parameter sensitive e il materiale di questa sessione. Vediamo se ci arrivo direttamente da qui. Sulla macchina virtuale avevo già aperto il link al repository di GitHub. Se andate all'interno di SQL Server Demos, all'interno del FIDAYS 2022, trovate già gli script della sessione e a breve vi pubblico su questo repository anche le slide. Ovviamente qua trovate gli script di tutte le diciamo talk che nel corso del tempo sono stati fatti. Magari possono esservi d'aiuto qualora voleste trovare un po' di documentazione per fare prove e test. Un'ultima cosa prima di chiedervi se avete qualche domanda e di salutarvi. Come vi ho detto prima, io lavoro per Centro Software. Centro Software sviluppa il miglior ERP che ci sia sul mercato oggi per le aziende che producono ed esportano. È tutto scritto in Delphi. Siamo sempre alla ricerca in selezione continua di programmatori Delphi. Qualora voleste così consultare le nostre offerte di lavoro, potete farlo su il nostro sito dedicato che si chiama jobs.centrosoftware.com, lo trovate in questa slide. Siamo in selezione continua, non c'è un periodo in cui non assumiamo, quindi porte aperte e benvenuti, perché diciamo questa qui secondo me è la platea giusta. Abbiamo anche il canale LinkedIn su cui pubblichiamo le diverse offerte di lavoro nelle diverse aree aziendali. Chiaramente questo è un evento dove ci sono degli sviluppatori, ci siete voi che siete degli sviluppatori, gli annunci più interessanti sono quelli in area sviluppo, naturalmente. Poi siete anche sviluppatori Delphi e quindi il piano di esecuzione è ottimale, diciamo così. Summary. Recap velocissimo sulla sessione, abbiamo parlato di Parameter Sensitive Plan Optimization, che permette di avere più piani di esecuzione contemporaneamente in cache per una singola query parametrica. Questa feature risolve il problema noto come Parameter Sniffing o Parameter Sensitivity, di cui è pieno il web. Se voi cercate SQL Server Parameter Sensitivity, vi vengono fuori diverse
diversi thread di problematiche. Ci sono ovviamente altri metodi per mitigarlo. Il recompile, di cui non vi ho parlato oggi nelle store procedure, alcune opzioni a livello di query, il optimize for unknown parameters, cioè ottimizzami questa query, ma il valore del parametro non te lo dico. Ok, sono tutti escamotage che vanno bene in alcuni scenari. Chiaramente non è una implementazione strutturata come potrebbe essere, come, anzi, tolgo il potrebbe, come è Parameter Sensitive Plan in SQL Server 2022. Sono degli escamotage che però vi costringono a cambiare il codice applicativo, perché una opzione recompile messa all'interno della store procedure, chiaro che vi obbliga di modificare la store procedure e potrebbe non essere neanche la soluzione migliore, perché voi eseguite tutte le volte la ricerca del piano di esecuzione ottimale e questo è un costo. In sistemi molto complessi dove centinaia, migliaia di utenti eseguono query contemporaneamente, è chiaro che avrete un collo di bottiglia sulla CPU, perché dovrà calcolare sempre, ricompilare sempre il piano di esecuzione. Ci sono stime molto interessanti sul numero possibile di piani di esecuzione valutati dal query optimizer per una query mediamente complessa. Siamo sui milioni. Quindi per query mediamente complessa intendo una query con 5-6 tabelle in join. Ci sono query che ne hanno anche 80 delle tabelle in join. Immaginatevi l'effort che SQL Server deve fare per trovare quel piano di esecuzione. È come se voi chiedeste al navigatore di passare per tutti i borghi dell'Italia, da nord a sud. Ecco, magari un po' di tempo il navigatore ce lo mette. Io vi ringrazio in primis e sono qui a monitorare la chat nel caso abbiate qualche domanda. Grazie, grazie a voi per... Grazie. Naturalmente, ci sono diversi modi per ottimizzare il sistema. Chiaramente è un'arte e quello che dico sempre ai nostri clienti è non c'è una configurazione di indici, una configurazione di, diciamo delle statistiche che vada bene per sempre. È come un vestito, nel senso che il vestito vi va bene, ma poi voi crescete. Come me, magari dimagrite o il contrario per me, ingrassate, eccetera, eccetera. Quindi non c'è un vestito che vi va bene per sempre, per tutta la vita. Stessa cosa diciamo, traslata su SQL Server: non c'è una configurazione che va bene per sempre. Bisogna il sistema tenerlo un attimo monitorato, guardando i piani di esecuzione, guardando gli indici. Gli indici potrebbero non essere più ottimali perché cambia la distribuzione dei dati, e quindi un'operazione di maintenance, che può essere una volta all'anno, una volta ogni anno e mezzo, ma non tutti i giorni, è una cosa consigliata nei sistemi mediamente complessi, perché chiaramente porta ad un beneficio. E quando SQL Server stima male la cardinalità delle query, non ce n'è, nel senso che non avete poco da ottimizzare. Se la query è già scritta bene, dovete lavorare a livello di ottimizzazione di questi valori, cioè fare in modo che SQL Server abbia le corrette statistiche per accedere ai dati. Poi, ultima cosa, se avete così suggerimenti per temi da trattare collegati a SQL Server, collegati anche a Delphi, ovviamente in coppia con SQL Server, dove diciamo ho gran parte del mio know-how, ce lo fate presente, insomma, li valutiamo ovviamente per le prossime volte. Delle domande, a parte essere molto contento del vostro feedback, delle domande non ce ne sono, quindi direi che ci
ci possiamo salutare qui. Se ve ne vengono in mente, vi ho lasciato i miei riferimenti nelle slide iniziali e quindi potete comunque contattarmi, cioè, non c'è nessun problema. Bene, vi ringrazio. Buona giornata a tutti e buona continuazione ai Delphi Days.